E a questo punto è quantomeno doveroso scendere a Iesi e parlare ancora meglio di quello che è stato considerato il padre della falconeria in Italia, Federico II, che qui a Iesi appunto ha avuto i suoi natali. Sì, Federico II nasce a Iesi nel 1194 dal padre Enrico VI e Costanza d'Altavilla. Il padre Enrico VI era stato incoronato il 25 dicembre del 1194 come re di Sicilia. Federico II nasce il 26 dicembre dello stesso anno qui a Iesi durante un viaggio che portava la madre Costanza d'Altavilla dalla Germania in Sicilia. La sua nascita è stata allora definita un po' leggendaria, in quanto due cronisti dell'epoca, i quali Giovanni Villani e Fra Salimbene da Parma, parlano dell'evento come molto chiacchierato, in quanto sembra che Federico non sia figlio legittimo di Costanza d'Altavilla, ma la necessità di quel momento abbiano imposto quella scelta. Durante il suo principato, Federico II ha attratto attorno a sé delle culture medio orientali, delle culture, addizionandole a culture celtiche, a culture locali, normanne, siciliane, e ha creato un'esplosione di economia, un'esplosione di tecnologia, di cultura. Egli stesso è stato un grandissimo letterato e ha scritto il libro De Arte Venandi Cum Avibus, è un testo che anche oggi i falconieri fanno riferimento. Questo è l'unico trattato di falconeria attendibile e a cui tutti fanno riferimento. Chi è che si vuole avvicinare a quest'arte per forza devono fare riferimento alla falconeria di Federico II. Anche l'origine del libro è leggendaria, perché sembra che Federico II abbia fatto riferimento a un testo arabo molto antico, tradotto da un certo Teodoro, un siriano, poi dopo lo ha ampliato, l'ha corredato di immagini, di miniature. Ci sono circa 500 miniature che riproducono l'avifauna del momento. In queste immagini sono talmente minuziose che ancora oggi, guardandole e osservandole, si nota che chi è che le ha disegnate, le ha miniate, sicuramente aveva una grandissima conoscenza dell'avifauna. Ci sono sei libri divisi in due parti. La prima parte riguarda l'avifauna e l'ornitologia, la seconda parte riguarda esclusivamente la falconeria, dalla cattura del falco alla conservazione, all'addestramento fino alla caccia. Ecco, attualmente la copia originale del libro è conservata, o almeno quello che si ritiene essere la copia originale del libro, è conservata nella Biblioteca Vaticana e è denominata con codice 1111, credo. Una copia autentica ce l'ha anche la città di Iesi, che è conservata presso la Biblioteca Planetiana. E ci siamo spostati in piazza Federico II, al centro di Iesi, luogo proprio che ha visto il Natale di Federico II. Sì, sì. Sembra che sia stata allestita qui la tenda in cui Costanza d'Altavilla ha partorito. Una tenda perché si doveva mostrare? Una tenda perché il parto doveva avvenire pubblicamente. Le cronache ci dicono che le donne sono state invitate ad assistere al parto, non solo assistere al parto, poi a visitare il nascituro e a rendere omaggio all'imperatore, ecco, al futuro imperatore. Torniamo un attimo a parlare di falconeria. Federico II è stato il padre della falconeria in Italia, sì. Ma quali sono le origini di questa arte venatoria? Sì, Federico II ha importato la falconeria da noi, ma la falconeria ha un'origine molto più antica. Si trovano tracce in Medio Oriente, sicuramente in Arabia, ma addirittura si parla anche nella civiltà egizia, che quindi si parla di circa 1000-2000 anni prima di Federico II. E il testo a cui fa riferimento Federico II, De Arte Venandi, sembra che sia proprio abbia preso spunto da un testo arabo molto più antico, poi rielaborato a sua volta e adattato ai tempi di Federico. È giunto però il momento di risalire le colline di Iesi per tornare a godere lo spettacolo del volo dei falchi e a conoscere ancora meglio le attività degli eredi di Federico II, i nostri amici falconieri. Cerchiamo anche di conoscere quali sono le attrezzature che voi adoperate per l'addestramento e che adoperate quotidianamente nella vita col vostro falcone. Sì, allora guarda, partiamo dal logoro, che è una finta preda. Che è questo? Che è questo qui. In pratica questo simula una preda, adesso questo è molto artigianale, ci si mettono delle ali di varie prede che uno vuol simulare, dall'anatra al piccione a qualsiasi tipo di animale. Con questo qui noi possiamo
far volare un alto volo quando ci pare piace, anche se non abbiamo una preda vera e propria. Ci si lega tramite questo cordino dei pezzi di carne in modo che lui sa che qui sopra si mangia. Un vero e proprio addestramento alla caccia. Esatto, un vero e proprio addestramento alla caccia. Questo è il logoro. Poi cosa abbiamo? Poi abbiamo la bilancia, che è molto fondamentale, perché loro in natura cacciano ad un peso che può essere, mettiamo in ipotesi 500 grammi, per cui lui caccia 500 grammi in natura e noi in cattività dobbiamo cercare di individuare questo peso. Qual è il peso adatto? Esatto, qual è il peso ideale di volo. Ma a che età cominciano a cacciare questo tipo di animali? Ma diciamo che un animale, la media dopo 60 giorni, l'animale è già pronto, impiumato così, già tra virgolette da adulto, come un adulto, perché in natura non devono perdere molto tempo. Bisogna imparare presto a mangiare. Esatto, soprattutto non devono essere prede troppo facili, perché se rimangono per troppo tempo nel nido sarebbero prede molto facili per altri predatori, capito? Ecco, continuiamo invece con la vostra attrezzatura. Qua abbiamo un'altra cosa molto particolare. Questo è un trasmettitore che si lega sull'animale, questo qui è un trasmettitore che si lega sull'animale sulla zampa, e questa è una ricevente, questa qui. In pratica questo manda un segnale che noi, se dovessimo perdere il falco, che si dovesse allontanare troppo dalla nostra visuale, noi tramite il ricevitore riusciamo a capire dove da che parte è. E quindi siamo in grado di capire dove è andato a finire il nostro falco. Sì, esatto, anche perché questa è una radio direzionale, per cui se noi puntiamo a nord e il falco è andato a sud, noi a nord non ci dà il segnale, o ce ne dà un minimo di segnale. Una sorta di radar. Esatto, esatto. E poi arriviamo allo strumento che si conosce più di tutti, almeno per i neofiti, per gli inesperti, e che è fondamentale, che è il guantone. Questo è un classico guantone da falcone, molto morbido, come potete vedere, abbastanza malleabile. Poi dopo, ecco, ci sono i guantoni da aquila, che sono molto più robusti, molto più duri, che non si riuscirebbe a fare questo gioco qui. Ecco, perché hanno degli artigli. Esatto, per via degli artigli. E molto, poi, molto forti, diciamo. Esatto, sì, esatto, hanno una presa abbastanza forte. E poi questo è un classico moschettone per assicurare l'animale al pugno quando è sul pugno. Sì.